Ciao Piero, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ragazzi. Allora Piero, prima sconfitta per i rossazzurri, Scatena è stato un po' sottotono, non possiamo vincerle tutte, però bisogna subito ripartire, subito battere il Martina Franca domenica e poi battere anche l'Agragas in Coppa Italia e andare ai sedicesimi, perché comunque è una competizione dove il Catania può farsi valere. Il Catania possiamo dire che ha 22 titolari, quindi sono sicuro che il Catania farà una bella gara anche all'Esseneto. Sì, a proposito della Coppa Italia, se non erro Calderini l'ha vinta l'anno scorso col Cosenza, quindi esatto, è capitato a volte che ci siano state squadre che siano arrivate in fondo sia in Coppa Italia che in campionato, auguriamoci che possa capitare al Catania, perché comunque che se ne dica è pur sempre un trofeo da mettere in bacheca. Sulla sconfitta di Caserta, sì, è una sconfitta che onestamente non può ridimensionare il campionato del Catania, anche perché abbiamo visto che tipo di partita ha fatto la casertana, una casertana che è riuscita a ad avere la meglio solo dopo aver realizzato le due reti, perché poi a quel punto con due gol di svantaggio, con un terreno di gioco così infame, a livello tattico con una certa intelligenza da parte di Romaniello, sì, tutto è venuto facile alla casertana, ma non dimentichiamoci che sull'1-0 il Catania ha avuto, a mio avviso, una buona reazione, posto che comunque la partita non è stata per niente soddisfacente, che ci sono state tutta una serie di situazioni strane, a partire dal portiere Bastianoni che obiettivamente... Non so, a me sembra un gradino sotto quello che può essere il rendimento di Liverani. Il calcio è fatto di episodi, sicuramente il Catania ha anche sbagliato troppe occasioni delle reti, soprattutto gli ultimi 20 minuti, però il gioco del calcio dice questo, l'importante è buttarla dentro, l'importante è far gol. Io personalmente resto fiducioso, ho avuto piacere di pubblicare anche su nel sorso giù proprio la foto dei ragazzi che vanno per l'ennesima volta a salutare il settore ospiti, e permettimi di dire, Piero, lo ribadisco ancora una volta, 116 persone di lunedì non li porto neanche in Serie A. Sì, no, è vero, ho visto la foto, in sostanza orari impossibili, clima impossibile, direi che la tifoseria c'è sempre e forse addirittura più numerosa rispetto al passato, all'anno scorso dove si era in Serie B, ma dove c'era tutta una situazione che, come sappiamo, non era per niente facile. Sì, comunque hai fatto bene a dirlo, il Catania avrebbe potuto anche nella parte finale del secondo tempo riaprire la partita, qualche occasione fallita di troppo e secondo me anche, consentimi di dirlo, un grandissimo Falcone. Sicuramente Falcone è un po' in questo momento il numero 12, diciamo, del Catania a livello di titolari, questo, ripeto, indica anche la bontà della panchina del Catania. Si può difficilmente parlare di seconda linea quando metti in panchina un Giuseppe Russo, un Falcone, uno stesso Di Grazia o Parisi, che sono giovani che vengono alla Piana ma che fanno veramente bene, Bacchetti che fino ad ora ha giocato solamente a Matera giocando bene ed è l'unico che può fare il ruolo eventuale direzione sinistro. Quindi la bontà dell'organico del Catania è qualcosa di ampiamente già dimostrato sul campo, perché abbiamo visto che a parole tutti possono vincere la Champions League, a fatti solamente la squadra lo vince, idem per i campionati calcistici italiani, quelli che siano. Quindi non perché il Catania è la nostra squadra del cuore, ma perché si sta dimostrando ancora una volta che il tifoso del Catania in ogni categoria c'è e con numeri anche importanti. Ora molta gente già mi contatta, ad esempio per il derby col Messina si parlava di 500, si parlava di 800 biglietti, si parla che il Messina dovrebbe dare 1200 biglietti, ma sai benissimo Piero che se il Messina dà 1200 biglietti, se ne dà 500, se ne dà 800, al 99% quel settore ospite sarà pieno, e questi sono numeri impressionanti per la Lega Pro. Beh certo, è una trasferta anche che non è molto lontana, è un derby molto sentito, io addirittura arrivo perfino a profetizzare che si potrebbe magari anche cercare di non mettere tifosi del Catania nel settore ospiti, ma magari se è possibile scegliere una collocazione più ampia, perché io suppongo che ci potrebbe essere un afflusso ben superiore anche alle 1200 unità, ricordando Igor una trasferta del Catania a Messina in C2 in cui addirittura fu assegnata l'intera la tribuna B dell'allora Stadio Celeste e i tifosi del Catania che andarono a Messina, io c'ero, erano quasi 4.000, comunque occuparono per intero quella tribuna. Vedremo, in ogni caso come dicevi tu è confortante sapere che la gente per esempio non snobba l'impegno di Agrigento, che poi verrà replicato in campionato quando ci sarà poi la trasferta in terra agrigentina. Tra l'altro fammi dire che è una partita molto suggestiva a casa di Nicola Le Grottaglie e con Almirone che credo stia rientrando nella squadra agragantina. Comunque io volevo anche aggiungere una cosa su Luigi Falcone, non solo un giocatore di quantità ma anche un giocatore di qualità, lo testimonia su quel campo di Lecce quel meraviglioso colpo di tacco sulla linea del fallo laterale che è stato qualcosa di eccezionale, e questo ti dà l'idea anche che stiamo parlando di un calciatore veramente completo che forse è venuto il momento che si schieri titolare. A proposito di quanto ho letto su tuttocalciocatania.com dove si dà appunto la prospettiva di un Falcone che dalla partita col Martina in poi
possa scendere titolare, perché a questo punto, ripeto, credo che questo giocatore abbia una voglia pazzesca di incidere sin dall'inizio delle partite. Piero, ti saluto cordialmente. Sì, buon pomeriggio, ragazzi. Per quanto riguarda la partita, magari ci aspettavamo di più, magari abbiamo visto, insomma, scendere in campo forse dei giocatori non con il giusto mordente, o comunque merito anche alla Casertana che comunque ha saputo imbrigliare i rossazzurri. Non lo so, qual è la tua chiave di lettura della partita? Guarda, io ti dico solo una cosa, complessivamente la Casertana, vedendola giocare, vedendo come ha giocato contro di noi, non credo che farà molta strada, nel senso che sostanzialmente ha sfruttato una serie di nostre carenze, come per esempio la debolezza sulle fasce, forse anche un tantino di distrazione da parte del nostro portiere. Io dico semplicemente una cosa, se non maturava la palla dell'1-0 in quella maniera che abbiamo visto, con quel cross, se il giocatore è lasciato libero di crossare, io ho l'impressione che l'incontro non si sarebbe mai sbloccato a favore della Casertana. Ecco, è una squadra che, sì, ripeto, come ho detto prima, ampio merito, però a quel punto, dopo che hai ammazzato il Catania, lo hai trafitto due volte con degli errori eccetera, ripeto, con la complicità di quel campo, è sembrato, esatto, che la squadra di Romagnello abbia fatto chissà che. Però non dimentichiamoci che per i primi 20 minuti, mezz'ora, onestamente il Catania, forse se ci avesse creduto di più, avrebbe potuto anche fare sua la partita. Però purtroppo a Caserta abbiamo visto nuovamente dei problemi che riguardano un po' le fasce che ci portiamo dietro sin dalla prima partita di Matera, e speriamo di porre rimedio alla situazione. Poco fa Igor diceva appunto che a sinistra l'unico cambio è quello di Bacchetti, o di Ramos per la Coppa Italia. Esatto, c'è anche Ramos che però è fuori lista, come hai detto tu. Comunque ripeto, se questa è la capolista del girone C di Serie C, vale a dire la Casertana, io ho l'impressione che noi dobbiamo continuare. Forse voi non sarete d'accordo, però io dico che finché il distacco non è superiore ai 10 punti dal primo posto, dobbiamo continuare a credere al primo posto, perché 9 punti possono diventare 6 in una giornata, e poi possono diventare 5, 4, 3. Quindi ripeto, dobbiamo crederci. E questa sconfitta, posso dire anche una cosa, secondo me questa sconfitta apre degli scenari positivi, perché ha fatto capire un po' come non si sta in campo, e probabilmente io non credo che il Catania ripeterà prestazioni simili. Ciao Piero, ti ho ascoltato in questi minuti, e a proposito del primo posto in classifica, io ricordo che quando ci siamo sentiti sempre qui su Radio Studio Italia un paio di settimane addietro, parlavamo proprio, se ti ricordi, di dove questo Catania sarebbe potuto arrivare, e se ricordi bene io credevo anche in un'ipotesi di primo posto, che può sembrare in questo momento comunque, non lo so, difficile, però probabilmente non è così utopistico pensare a qualcosa del genere, visto e considerato che il campionato comunque è molto equilibrato. Io, prima di far rispondere a Piero, dico che sono d'accordo con entrambi, perché comunque il campionato ha ancora 27 giornate. Potrebbero, attenzione, facendo i scongiuri, tornarci qualche punto, e per quello che si è visto in campo il Catania questi punti via via li può recuperare. Però potrei dire di volare basso, ma sarei assolutamente incoerente. Io sono convinto, l'ho detto in tempi non sospetti, che questa squadra arriverà tra le prime quattro, e credo che basti anche questo per far capire a certa gente che in questo calcio malato ha pagato soltanto il Catania. A te la parola, Piero. Sì, è vero, ancora non si sente nulla circa i presunti coinvolgimenti delle altre squadre di Serie B, e questo sinceramente comincia a diventare fastidioso, nonché molto molto una grande arrabbiatura da parte nostra. Comunque il Catania in questo momento è con 14 punti ottenuti sul campo, ha una media di 2 punti a partita, quindi i famosi 68 punti li dovrebbe fare a occhi chiusi, meno 9 significano 59 quasi certamente arrivi terzo, quindi in questo momento siamo sicuramente in linea con la prospettiva di arrivare fra i primi 4, io direi fra i primi 3, che sarebbe la cosa migliore. Però voglio farvi notare una cosa numerica: Casertana e Catania sono primi in classifica con 14 punti su 7 partite, che significa che hanno ottenuto il 66% dei punti disponibili, che erano appunto 21. Ora vi faccio questa seguente ipotesi: in un campionato dove dopo 7 partite le capoliste, anziché avere ottenuto come solitamente succede l'80% dei punti, 85% dei punti, ne hanno ottenuti soltanto il 66, il che significa che una squadra che si trova comunque a 9 punti dal primo posto può comunque, 9 punti ovviamente virtuali, perché il Catania in realtà sarebbe il primo
primo posto, io dico che assolutamente può puntare ancora alla prima piazza, cioè probabilmente non ci sarà una capolista finale con moltissimi punti ottenuti sul terreno di gioco. E poi tra l'altro, come diceva Igor, forse qualche punto ce lo restituiscono, io confido decisamente in questo. E ripeto, se per esempio, io ti dico una cosa, se per esempio ci restituissero 3 punti fra mezz'ora, cambierebbe molto, perché passeresti da meno 9 a meno 6 con la prospettiva domenica di poter rosicchiare ulteriormente punti. Insomma, io ancora al primo posto non lo mollo e sono convinto che non lo molleranno neanche Pancaro e compagni. Anche se non lo dicono espressamente. Sì, non lo dicono, però si capisce comunque che... Cioè, allora, sinceramente, ragazzi, parliamoci chiaro, allora che cosa facciamo quest'anno? Cioè, lottiamo per la salvezza, mi viene da ridere, cioè, ragazzi, la salvezza credo ovvio, non ci siano problemi, perché non lo so, a questo punto io ti sto dicendo questo, il Catania in questo momento, così com'è, cioè senza punti riguadagnati, eccetera, già sta viaggiando con una media di 2 punti a partita, quindi i famosi 59 punti, terzo posto, sono garantiti, quindi io dico che a questo punto parlare di salvezza, sì, meglio così per evitare magari che qualcuno sui giornali scriva qualche fesseria, e lo sappiamo, però sotto sotto si lavora per ritornare in Serie B, questo mi pare evidente, e dopo circa un quarto di campionato, avendo giocato già con Lecce e Casertana, possiamo dire che il Catania è ampiamente in corsa per le posizioni più importanti di questo torneo. Questa squadra ha 22 titolari, Pancro ha detto che poi diventeranno 13-14, avrà il suo 11 di base, però sono tutti ragazzi che corrono, hanno voglia di giocare, rispettano i tifosi, rispettano l'ambiente, quindi io sono fiducioso. Ripeto, non possiamo vincerle tutte, l'ho detto proprio alla fine di Lecce Catania. Un tuo saluto finale o un pensiero su questo forse pronostico troppo positivo da parte mia? No, no, non è un pronostico per niente positivo, per quello che abbiamo detto poco fa. Catania ha nelle sue corde l'opportunità di fare anche lunghe serie utili, secondo me si perderanno poche partite e ripeto, dopo questa avvisaglia di Caserta molte cose secondo me torneranno a posto e cominceremo a vincere. Tra l'altro a Castellammare di Stabia ritroveremo, come ho letto su tuttocalciocatania.com, due vecchie conoscenze, Caserta e Polito, quindi insomma sarà anche una marcorda. No, il mio saluto è che speriamo di ritrovarci tra qualche settimana magari a commentare un Catania che si è ulteriormente avvicinato al primo posto, che secondo me è l'obiettivo fattibile di quest'anno, e lo vedremo poi nel corso del campionato.